Pronti con Marte Sport Live per parlare ovviamente di Atalanta-Napoli, domani è anche il 25 novembre e capirete dal video cosa significa questa data. Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro insieme sino alle 14 nel giorno della vigilia di Atalanta-Napoli, nel giorno della conferenza stampa di Walter Mazzarri, ma anche domani c'è la data che insomma non vorremmo mai ricordare, questo l'ho detto già nell'intro della trasmissione, quindi chi ha il piacere o la voglia di seguirci anche tramite televisione al canale 183 oppure tramite streaming radiomarte.it o in app anche in video, capirà che insomma chiaramente noi celebreremo il terzo anniversario, ricorderemo purtroppo il terzo anniversario più che celebrare ovviamente della morte di Diego Armando Maradona, questa bellissima foto che è alle mie spalle per chi vuole vederci, ma si parla molto di Atalanta-Napoli, 339-666-9990, ne parliamo di questa sfida con Pino Tormina, inviato del Mattino. Ciao Pino, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Dario. E allora domani potremmo dire, speriamo che Maradona mette la mano sul Napoli, la sua diciamo la spada sulla spalla di Mazzarri per investirlo di un potere che deve avere, traumaturgico, per vedere un altro Napoli. Quanta fiducia hai tu in Walter Mazzarri per questa partita? Ho molta curiosità di capire che Mazzarri ritroveremo dopo così tanto tempo, sono curioso di capire come la squadra in questi pochi giorni è riuscita già a recepire le idee di Walter e sono curioso di vedere soprattutto la reazione dopo lo scossone dell'esonero dell'allenatore da parte della squadra campione d'Italia. Sì. Ricominciare dopo una mazzata del genere, che è anche una mortificazione per un gruppo che fino a pochi mesi fa festeggiavano soltanto lo scudetto, ma era una squadra che faceva tremare i polsi ad ogni avversario, si ritrova adesso trattata male un po' da tutti e deve fare i conti anche con un allenatore che è stato cacciato anche per colpe che sono sicuramente imputabili al rendimento di questi campioni d'Italia. Certamente sì, è chiaro, c'è una responsabilità anche dei calciatori. Io già ho chiesto in questi giorni il valore da 1 a 10 di questa partita, proprio perché è l'esordio di Mazzarri e può essere l'abbrivio per una restaurazione azzurra. Per te da 1 a 10 quanto vale? Ma sai, non vorrei darle troppa importanza a questa partita per il motivo per non rimanerci male, nel senso che ricominci da zero con un allenatore davvero anche lui all'esordio con delle idee tattiche che deve adattare a quelle che sono le caratteristiche di questa squadra. Non è un allenatore che ama fare quello che dovrà fare domani per rispondere a quelle che sono le caratteristiche di questo squadrone che ha tra le mani. E quindi è chiaro che inevitabilmente, forse soprattutto all'inizio, un piccolo prezzo va pagato. Esordio dove? A Bergamo, contro la squadra di Gasperini, che sicuramente non è avversario semplice. Ecco, il rimpianto qual è? Se avevi ormai deciso di cacciare Garcia, lo facevi dopo Firenze e gli davi la possibilità a Mazzarri di esordire in un ciclo più o meno sereno di partite che erano quelle che aspettavano il Napoli nel mese di ottobre. Adesso è davvero difficilissimo, ma chiaramente la risposta a chi deve arrivare? Questi campioni che sicuramente in quattro mesi non possono essere involuti come hanno dimostrato con Empoli, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche atletico, perché l'aspetto che ha molto impressionato, mi ha molto impressionato, è anche la condizione fisica di questi giocatori che se non tornano a correre domani a Bergamo non è che vedranno un pomeriggio molto sereno. Assolutamente sì, è così. Prima di salutarti Pino ti chiedo semplicemente al buio attualmente, perché poi magari da oggi capiremo qualcosa in più sulle intenzioni di Mazzarri sia di gioco che sui calciatori singoli, qual è secondo te il calciatore in particolare che potrebbe avere uno scatto in avanti grazie al lavoro di Mazzarri o forse grazie al tipo di mentalità o di gioco che imporrà il tecnico? Scatto in avanti vuol dire ritorno a qualche mese fa, perché sì, è complicato immaginare che uno come Osimhen possa trarre benefici eccessivi dalla cura Mazzarri. Non ci basta che torni al rendimento che ha avuto anche in alcune partite, però è chiaro che non è che Osimhen, che è un giocatore già acclamato ottavo nella classifica del Pallone d'Oro, può essere trattato come Cavani, che sì arrivò con Mazzarri ma era reduce dal Palermo, dai pochi gol che faceva lì. Si tratta di atteggiamenti che sicuramente Mazzarri sta avendo differenti rispetto ad una categoria di campioni qual è quella di adesso, vera, autentica. Quelli del Napoli sono campioni veri. Osimhen domani verrà convocato, non credo che inizi titolare, sicuramente non inizierà titolare. Mi aspetto molto di più dai difensori del Napoli, che sicuramente sotto il profilo dell'approccio, ma anche probabilmente non per colpa loro, non hanno avuto l'impatto importante che invece hanno avuto nel Napoli di Spalletti.
sicuramente le colpe sono tattiche e di organizzazione di Garcia, ma che ci mettano qualcosa in più in termini anche di impegno. E non parlo di Di Lorenzo è quello che salvo per partito preso, ma i due centrali soprattutto devono migliorare il proprio rendimento, perché molti dei guai del Napoli di questa prima parte della stagione, comunque non è, non è completamente da buttare, magari se quarti e ottavi di Champions, certo. Mazzarri parte da un bel tesoretto iniziale, quarto in classifica, e gli basta non perdere con il Braga. Diciamo, io penso che soprattutto lì in difesa che si giocherà la svolta di questa stagione, e il lavoro che aspetta Mazzarri è il lavoro forse ideale per lui. È vero. Pino, grazie, un abbraccio, buon lavoro e buona giornata. Dai, un abbraccio a te, buon lavoro. Grazie, Pino Tormino, Pino Tormina, inviato del Mattino. Dobbiamo fermarci, molti messaggi che arrivano su questi argomenti, ma anche su altri. Tra l'altro abbiamo già parlato questa mattina insieme a Serena Licalzi e a Giuseppe Variale di tante iniziative per ricordare la il terzo anno della morte prematura di Diego Armando Maradona. Lo faremo ricordando anche altre iniziative tra poco. Intanto un pizzico di pubblicità e poi torniamo in diretta. Marte Sport Live. Marte Sport Live. Eccoci tornati, i vostri messaggi. Questo amico scrive: caro Dario, buongiorno. Vediamo intanto, eccolo qua, il messaggio. Dicevamo, l'attesa per la partita di domani è spasmodica addirittura, sembra quasi un debutto di campionato, speriamo un nuovo inizio per noi. Un saluto affettuoso, Roberto da Casoria. Quanto è curioso di vedere il Napoli di Mazzarri, il Napoli dopo la sosta di Garcia, il Napoli che affronta l'Atalanta. Dario Marcolin, ciao Dario, buongiorno. Dario, ci sei? No, c'è qualche problema, nel frattempo vediamo questa possibilità di leggere altri messaggi. Io non credo, scrive questo amico, che abbiano colpe i calciatori, se hanno fatto una preparazione sbagliata, magari con la voglia di dare una svolta si può fare bene, e sono sempre più convinto che qui che questo organico può lottare fino alla fine per il campionato. Il pensiero di Benvenuto, tra l'altro ieri Riccardo Lema, ospite di Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, diceva proprio questo, che se Napoli dovesse vincere a Bergamo, ovviamente fare anche risultato con Inter Juventus, rientrerebbe in questo discorso titolo. Io non credo francamente che possa essere così automatico, e che io sarei più per vedere domani cosa accade e poi eventualmente capiamo, però insomma è un tema che se volete lo sviluppiamo insieme oggi in questa puntata. Nel frattempo questo amico scrive: sono tifosissimo del Napoli ma la vedo dura. Johnny da Potenza addirittura ci chiama, e salutiamo gli amici di Potenza. Poi domani è sera fiaccolata per il Dios, Forza Napoli a Bergamo, si vince 1-3, Lello da quarto. Effettivamente sì, l'abbiamo detto, fiaccolata, c'è anche una messa di Massimo Vignati, tra un po' sentiremo proprio Massimo, e anche altre iniziative per Maradona. Domani per esempio a Piazza del Plebiscito c'è l'iniziativa di Stefano Ceci, ultimo rappresentante di Maradona, insieme a Caffarelli. Faranno un omaggio al PIB sul terreno di gioco dello stadio dedicato al Diez. Domani in una maglia azzurra con il numero 10 volerà in cielo, invece prima al Gambrinus di mattina si muoverà la mascotte di Eghito. Andiamo da Salvatore Caiazza, capo dello sport del Roma. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a te caro Dario e tutti i radio e telespettatori. Caro Salvatore, non so se Marcolini starà giocando ancora a padel. Sta giocando ancora a padel, sì, ha fatto un trucchetto, un trappolone, come faceva il nostro grande Gianni Di Marzio, al quale va sempre un grande saluto ovunque egli sia. Un grande ricordo, assolutamente. Sì, un grandissimo ricordo. Caro Salvatore, siamo tutti curiosi di vedere questa partita di Bergamo, di capire che tipo di incidenza può aver dato in pochi giorni Mazzarri, ma di capire soprattutto se questa squadra reagirà nel modo giusto, perché poi dipende anche da loro. Sì, io parto da oggi alle 15:30. Sono curioso di vedere Mazzarri alla sua prima conferenza stampa dal ritorno nel Napoli, da quando è tornato nel Napoli. Quindi sono curioso di capire le sue emozioni, i suoi occhi, i suoi sentimenti. Poi naturalmente passiamo a quello che dovrà essere il Napoli del presente e anche del futuro, ma del futuro di questa stagione. Mazzarri è un furbaccione, uno che le partite le sa preparare, certo ha avuto pochissimo tempo con i titolari perché sono arrivati tardi, addirittura anche chissà, ieri ancora non c'era, però ha fatto dei colloqui personali. Ha urlato in campo, ti ricordi? Mi ricordo benissimo quando arrivò
nel 2009 con la sigaretta in bocca urlava e voleva un'identità, voleva l'identità da quel Napoli. Questo Napoli l'identità ce l'ha già, è un Napoli campione d'Italia. Adesso deve convincersi il Napoli, mettere da parte gli alibi, perché ormai gli alibi non ce ne sono più, Garcia è andato via, e decidere di giocare a calcio così come facevano l'anno scorso. E secondo me, se lo fanno, anche con il ritorno di Osimhen, questo Napoli può fare grandi cose. Oggi scrivi di Gollini sul Roma di Nedicola, sì. Appunto, perché è chiaro che giocherà lui domani a Bergamo, anche se Meret potrebbe essere convocato o dovrebbe essere convocato. Una bella storia questi Gollini, che proprio contro Gasperini giocherà di nuovo, e sì. Diciamo che il Napoli tra le palle è messo bene sulla sinistra. Olivera per Marrui in questo momento come lo vedi? Cioè dobbiamo preoccuparci per questa assenza lunga del portoghese? Sì, ci dobbiamo preoccupare, non perché Olivera non abbia, ha delle caratteristiche diverse rispetto a Mario Rui, ha più fisicità, però ha meno qualità nel mettere in condizione i compagni di segnare, uno che spinge, uno che si accentra, quindi lasciando spazio a Kvara, quindi erano ben assortiti. Però ti ricordo che con Spalletti, soprattutto in Champions League, nelle partite fisiche giocava sempre Olivera, quindi sì, è vero. Bisogna adesso capire, è stata una fortuna che sia stato squalificato per quella partita che poi è stata una guerra, no? Tra Brasile, no scusami, quella prima quella col Brasile, con l'Uruguay, e poi è tornato, quindi prima sì. del previsto. Giocherà lui per un po' di partite fino a quando Mario Rui non recupererà. Però posso dirti una cosa, c'è anche Nathan che quel ruolo lo sa fare, perché Nathan, come dice il nostro maestro e tuo maestro e maestro di tutti, Enrico Fedele, è nato terzino, infatti quelle scivolate che fa è perché la sua forma mentis è quella del terzino che le fa lontano dall'area di rigore. Il problema è quando le fa in area di rigore, quindi Napoli ha quell'alternativa, perché Østigard, Juan Jesus e Rachmani secondo me possono fare bene ugualmente al centro del reparto. Di Lorenzo a destra non si muove, bisogna capire la tonsillite di Zielinski. Io credo che in attacco Raspadori non si discute perché arriva da tre tempi con la nazionale dove ha fatto molto bene, e poi ci sono Acquare e Politano che sono delle certezze in questo momento. Assolutamente sì. Intanto parliamo un po' di questa sfida ancora di più con chi vive a Bergamo, però legatissimo al Napoli e ha avuto anche esperienza con Mazzarri, Inacio Giopia. Ciao Gio, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a te. E grazie per essere con noi. Ascoltavi Salvatore Caiazza del Roma. Ciao Inacio. Ciao Salvatore. Caro Gio, allora che Atalanta vedremo domani pomeriggio? Perché in casa mi sembra che quest'anno purtroppo giri molto bene al di là della sconfitta con l'Inter. È una squadra in salute, Dario, una squadra che sta bene, è una squadra di valore, ormai l'Atalanta la conosciamo tutti quanti bene, dai, non è più una squadra di provincia, ma è una certezza del nostro campionato. Gasperini cercherà di non andare a snaturare quello che è la sua idea di calcio, sapendo che di fronte avrà un Napoli con idee diverse, con un allenatore che ritorna in una piazza dove ha fatto molto bene, quindi sarà una partita molto molto bella. Ecco, ti chiedo Gio, poi lascio la parola a Salvatore ovviamente, Gasperini-Mazzarri, la sfida anche a bordo campo, come le immagini? Sicuramente sarà una sfida dalla panchina molto vivace, perché sono allenatori che vivono di emozioni, sanguigni, quindi sarà una partita anche da questo punto di vista molto molto bella da guardare nei particolari. Dal punto di vista tattico sono due allenatori molto preparati, ripeto, Mazzarri conosce già la piazza, ha le idee ben chiare e cercherà di mettere e di trasmettere ai giocatori le sue idee per entrare nella testa più velocemente possibile. Sì. Salvatore, hai una domanda per Pia? Sì, proprio su questo volevo arrivare con Inacio. Inacio, tu che lo conosci bene, tu che hai avuto rapporti, no, all'interno dello spogliatoio con Walter, secondo te il suo approccio perché con questi campioni, no, perché comunque sono campioni d'Italia, com'è stato? Cioè, secondo te qual è stata la sua forza per entrare nella mente di Kvara, di Osimhen, di Di Lorenzo, di calciatori che comunque hanno vinto?
Sai, non è facile mai entrare o rientrare in un ambiente dove si è vinto di recente, dove si è fatto veramente la stagione scorsa una stagione fantastica, dove non c'è stato campionato, il Napoli ha dominato tutto l'anno, però dalla parte sua ha il fattore che conosce benissimo la piazza, è amato dalla tifoseria perché ha vinto, perché ha fatto bene, ha gestito in passato anche campioni che sono stati a Napoli, che non hanno vinto lo scudetto, però sicuramente hanno vinto una Coppa Italia con lui, sì. Una Supercoppa, se non mi sbaglio, mi sembra la Coppa Italia. La Supercoppa virtualmente, visto come la vinse la Juventus grazie a Mazzoleni, possiamo dirlo serenamente oggi. Esatto. Quindi sai, dalla parte sua ha già questo fattore. Non è facile, perché chiunque, qualsiasi allenatore quest'anno avesse avuto la possibilità di allenare Napoli, vorrebbe dire riconfermare quello fatto l'anno scorso, vincere ancora lo scudetto, e sappiamo che Napoli è una piazza che vive di emozione, di passione, e non era facile per Garcia e sicuramente non sarà facile nemmeno per Mazzarri, anche se conosce molto bene la piazza. Salvatore, intanto io ti ringrazio, un abbraccio, domani su Roma ovviamente tutti gli approfondimenti nel giorno del 30. E un in bocca al lupo per il figlio che gioca nel settore del giovanile dell'Atalanta. Esatto, guarda, mi hai rubato, sei grande Salvatore, sei cronista vero Salvatore. È vero. Samuele Inacio, di questo volevo parlare. Grazie intanto Salvatore, un abbraccio. Prima di salutarti appunto Samuele Inacio, Italia Under 16, quando è che Atalanta lo convoca in prima squadra? Spero non domani, altrimenti diventa... Ormai nel calcio di oggi è tutto molto più veloce rispetto a tanti anni fa, ormai si è velocizzato tutto quanto, è normale che sono sempre ragazzi di 15 anni, però io penso che quando c'è il potenziale, quando c'è veramente il talento, non bisogna sempre stare sulla stessa linea di pensiero, quella, no, non lo mettiamo, non lo facciamo perché lo bruciamo, no, io penso che hanno il bisogno e la necessità di sbagliare, però prima si sbagliano, prima capiscono anche loro e prima c'è la velocità della crescita di ognuno di loro. Però ripeto, è forte. Fine dei 15 anni, dai. Che tiro a giro, siamo recentemente con l'Italia Under 15. Caro Gio, io ti ringrazio, ci sentiamo presto, magari commentiamo insieme come sarà andato Atalanta-Napoli nella prossima settimana. Ti prenoto già. Volentieri. Grazie a te, Dario. Grazie, un abbraccio forte. A Gio Pia, oggi talent scout, ex attaccante del Napoli e dell'Atalanta, è davvero una persona doc. Ci fermiamo pochi istanti, poi torniamo con Dario Marcolin, davvero stavolta è sul serio, per parlare della partita. Tra poco. Marte Sport Live. Marte Sport Live. Focus su Atalanta Napoli sempre di più, lo facciamo con Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, saluto anche il collega amico Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. Ciao Ciro. Buongiorno a voi. Allora, caro Dario, siamo tutti curiosi di capire come giocherà il Napoli. Faccio una domanda però dall'altro punto di vista, ma Gasperini secondo te è un po' in difficoltà perché non sa esattamente cosa aspettarsi dal Napoli di Mazzarri? Beh, allora, diciamo che Gasperini si aspetta un 4-3-3. È ovvio che il 4-3-3 di Mazzarri in Italia forse non esiste, perché è la prima volta che lo vediamo. Esattamente. Nel senso, quindi, allora, anche io che preparo la partita, cioè, ho in mente la partita dell'anno scorso, 4-3-3, come incastro tattico, quello che poi ha segnato Elmas 2-1. E ho in mente quel 4-3-3 contro l'Atalanta di Gasperini. Se tu mi dici 4-3-3 di Mazzarri, penso che sulla falsa riga sia una linea spallettiana, fammi passare il termine, perché comunque esterni a piedi invertiti, più o meno la stessa formazione, forse Lobotka il giocatore che sarà un po' più impiegato, sarà più cercato, nel senso Lobotka ha due grandi qualità, quella di costruire dal basso e essere un po' il fulcro del gioco, uno che tocca mille palloni e 999 vanno a buon fine, e l'altro di sbrigliare alcune situazioni tattiche in fase difensiva per poi trasformare da difensiva in offensiva. Credo che rivedremo quello Vodka, almeno lo penso io. Tutti lo speriamo, soprattutto, tra l'altro appunto ricordiamo Marcolini insieme a Stefano Borghi commenterà per DAZN Atalanta-Napoli. Ciro, poi alla fine sarà importantissimo il risultato, Mazzarri in pochi giorni non è che può aver fatto molto tatticamente, però siamo curiosi di capire che atteggiamento avrà la squadra. L'anno scorso il Napoli inizia a Bergamo anche soffrendo un po', no? Quelle gare fisiche che pure quella squadra accettava l'anno scorso. Sì, te lo dicevo anche ieri, l'unica cosa che ti può chiedere è vedere una squadra connessa tra di loro in campo e connessa tra campo e panchina.
quella non c'era. Non è poco, non è poco. No, questo, l'altro sarebbe chiedere cose impossibili. Certo. Sinceramente, questo è possibile chiederlo. Deve, secondo me, anche il primo obiettivo dell'allenatore, perché si capisce se è riuscito a entrare già nella testa dei ragazzi, se ha trovato già degli input, delle risposte, se i ragazzi hanno recepito la differenza, il cambio, poi dare, ce lo può insegnare, gli stimoli, quella responsabilità che hai addosso quando cambia l'allenatore di una squadra, perché comunque è sempre il segnale di qualcosa che non va, perché altrimenti non si cambia l'allenatore in corso. Queste cose qui possono creare una squadra committente. Infatti, Dario, volevo chiederti, insieme a quello che diceva Ciro, secondo te qual è la cosa del Napoli di Garcia che Mazzarri si spera abbia subito cancellato, quei due o tre aspetti tattici o anche di atteggiamento che secondo te devono essere cancellati immediatamente? Allora, se penso innanzitutto alla gestione della partita, nel possesso palla, nel comandare la partita, il Napoli era diventato più verticale con Garcia e noi ce lo ricordiamo, il Napoli più forte quando toglieva la palla agli avversari e partiva la prima mezz'ora a giocare, a pressare nella metà campo degli avversari, a stare molto alto. Quella è l'idea che secondo me deve riproporre o proporrà Walter Mazzarri. Un'altra cosa diversa secondo me avere dei ruoli ben stabiliti, nel senso che comunque tanti dei giocatori importanti avevano perso alcune certezze, la sicurezza, venivano sostituiti. Cioè, credo che la normalità forse in questo momento può far ritornare il Napoli in un certo modo, perché è vero che adesso inizia un ciclo terribile di 4-5 partite, compresa la Champions, difficile, perché incontrerai le grandi del campionato di Serie A, ma anche se di mezzo una qualificazione. Però se io dico, chiunque arrivava al posto di Mazzarri trovava una grande squadra. Oggi è arrivato Mazzarri e trova una grande squadra, perché non è che di colpo ci sono stati dei problemi, delle valutazioni sbagliate, ma oggi la normalità con una squadra così forte farà ritornare il Napoli subito a spingere sul campionato. Sì, assolutamente sì. Ciro, tra un po' parlerà Walter Mazzarri. Io me lo immagino che in pochi secondi liquida il discorso a Mark Ord, saluti e baci, nostalgia, e sia già, o voglia essere già, voglio far capire di essere già concentrato. Non so se sbaglio, secondo te. Faccio una battuta, Dario. Il Napoli alle 17:30 all'aereo. Quindi, a fare anche il discorso a Mark Ord. Per forza, dici tu, per forza di cose. Mezza domanda, ragazzi, saluto a tutti, eccetera. Però è chiaro che per lui è un ritorno particolare, anche in questo senso, la comunicazione. Sì, sì, infatti dall'impressione, cioè, e quelle persone che siamo andate insieme a andare. Esatto. Vedi il rapporto da Compozzuoli, per esempio. Sì, sì. Come se fosse una città che l'ha adottato. Questo è in dubbio, infatti sarà accolto benissimo. La gente ci fida di Walter Mazzarri, non è poco. Non è poco, anche per quello, per questi mesi un po' così con Rudy Garcia. Dario, prima di salutarti, ti chiedo: Atalanta, che Atalanta vedremo? Perché è chiaro che senza De Roon non hanno l'equilibratore, però hanno recuperato Gasperini, ha recuperato De Catelere, Kolasinac, Olme, Scalvini, tanti calciatori importanti, purtroppo per il Napoli ha recuperato. Ruggeri anche. Allora, l'Atalanta più o meno la conosciamo, no? Perché se non sbaglio Gasperini è il nono anno che è iniziato per lui, non voglio sbagliarmi, però ti dico, la cosa che ha di forte in questo momento l'Atalanta è comunque il reparto offensivo. Da metà campo in avanti lui ha le alternative ai cambi, e ha dei giocatori che ha trasformato, perché per esempio lo stesso Ederson, faccio un esempio, in questo campionato è un giocatore che parte centrocampista e finisce attaccante, ha le alternative in panchina. Ecco, la difficoltà che può avere l'Atalanta secondo me contro il Napoli è quell'uomo contro uomo quando difendono, cioè con gli esterni dell'Atalanta diciamo difensivi contro il Kvaratskhelia, Politano, che sono due giocatori che fanno la differenza, che ti saltano, se trovano campo aperto ti fanno male. È vero, e poi ci sarà la battaglia a bordo campo, Gasperini Mazzarri, Dario, perché anche questo sarà interessante vederla. Lì, allora secondo me troveremo Mazzarri molto teso, ti dico la verità, perché è un grande ritorno, ma è una grande tensione, no? Perché partire bene vorrebbe dire subito mettere un bel sigillo a queste due settimane che sono state, fammi passare il termine, lunghissima, perché quando non giochi alla fine sì, puoi dire quello, puoi dire quell'altro, ma l'allenatore la vive nello spogliatoio con il momento che non vede l'ora che arrivi la partita, e questo secondo me troveremo un po' di tensione in Walter Mazzarri.
È vero, e sentiremo il tuo commento domani su DAZN. Grazie Dario, un abbraccio, alla prossima. Ciao Dario, ciao Ciro, grazie. Un abbraccio, ciao, ciao. Dario Marcolin, ex azzurro ovviamente, Walter, mo ripigliamoci tutto quello che è un host, è il striscione esposto a Castelvolturno da Anima Azzurra, leggo da Calcio Napoli 24, già da qualche giorno, però che c'è anche adesso all'ingresso proprio del centro sportivo. È chiaro che il Napoli a Bergamo può fare punti, deve fare punti, perché bisogna puntare più su. Quarto posto non può bastare nelle idee, poi magari può bastare a fine stagione, Ciro. Sì, assolutamente, anche perché il miglior modo per fare il quarto posto è guardare più in alto, altrimenti non fai neanche quello. Il Napoli è una squadra che è campione d'Italia, si carica, se hai delle motivazioni alte, non sei al quarto posto, con il massimo rispetto per chi lotta per il quarto posto. Poi siamo ancora a novembre, nulla può essere ancora scritto. Se il Napoli dovesse fare un cammino stile Mazzarri 2009-2010, magari, insomma, no, ricordiamo 10 sono stati quelli consecutivi, giusto? 10, sì, sì, ricordo proprio quello dell'impatto a Gareggio. Ah, sì, sì, certo, che vince il Napoli, vince a Firenze, non era ancora usuale che il Napoli vincesse in trasferta. È vero, sblocca una situazione degli anni precedenti, inizia a diventare una cosa fattibile con lui in panchina, Firenze, Torino, il famoso 2-3. Se dovesse fare una cosa del genere, tutto diventa possibile. È vero, poi oggi capiremo se chissà sarà titolare o meno, forse potremmo capirlo, perché potrebbe anche darsi che non ci siano indicazioni in conferenza stampa. Resta quello un po' l'unico dubbio di formazione, o anche Zielinski, se non te è un dubbio. Io Zielinski credo sono abbastanza fiducioso, penso più sì che no. Su chissà aspettiamo di capire le risposte post allenamento, perché comunque parliamo di un giocatore che ha un suo allenamento delle gambe con la squadra. Vediamo che risposte dà, aspettiamo proprio le risposte di Mazzarri su questo. Con Osimhen in panchina, questo comunque convocato, questo mi sembra ormai assodato. Osimhen in panchina, dicevo anche ieri, diciamo che una mezz'oretta è l'orizzonte massimo che avrebbe per gestione delle sue gambe. Poi dipende dalla partita se ne hai bisogno di meno, di più o proprio di mezz'ora, comunque dipende dalla partita se diventano 25, 20, 15 o 40, diciamo. È vero. Ciro, grazie, un abbraccio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Ciro Troise, Corriere della Sera. Molti messaggi da parte vostra, dedicheremo l'ultimo blocco, oltre che per qualche iniziativa in particolare per domani, per Diego Maradona, anche un po' di formazione e soprattutto i vostri messaggi. Quindi scatenatevi ulteriormente, ci sono già molti messaggi da leggere al 339-666-9990. Marte Sport Live. Marte Sport Live. Eccoci tornati, qui per l'SMP Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia, foto di Maradona alle mie spalle meravigliose, perché insomma domani purtroppo c'è il terzo anniversario della scomparsa prematura di Diego. Nel frattempo, prima dei vostri messaggi, notizie anche non positive, forse in chiave Napoli lo sono invece in casa Atalanta, perché Gasperini in conferenza stampa ha detto sostanzialmente che Decatelere è in crescita ed è disponibile, ma invece Koppenmeier se in dubbio è un po' acciaccato sul che Napoli si aspetta, ha detto dopo il cambio di panchine. Evidentemente è sempre una squadra molto forte, una squadra che lo scorso anno ha stradominato il campionato, mi aspetto il miglior Napoli, ma anche per noi siamo in buona posizione di classifica, è sempre stata una partita di riferimento, domani avremo sicuramente il metro, è una partita dove dobbiamo fare bene tutti, l'obiettivo il nostro è sempre quello di fare il massimo, siamo alla 13ª giornata, dice Gasperini, in una partita che dura 90 minuti ci possono essere tutte le componenti, dobbiamo saperci abbassare ma anche esporre in attacco. Su Koppenmeier appunto il dubbio dell'ultima ora, è arrivata la nazionale con un po' acciaccato, lo valuteremo domani. Sono rimasti fuori Palomino e Toloi, ma mi sa tanto di pretattica su Koppenmeier. Comunque questo è quello che ha detto Gasperini pochi istanti fa in conferenza stampa. Domani però, dicevamo, celebrazione del ricordo commosso per la morte prematura di Diego Armando Maradona, tante iniziative, l'abbiamo dette molte, anche degli ultra tra Largo Maradona, tra quartieri spagnoli in particolare, l'esterno dello stadio, ma c'è anche una bella iniziativa di una messa e anche c'è continua sino al 7 gennaio alla Birreria, al centro commerciale a Milano, questa mostra della famiglia Vignati. Saluto Massimo, ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, Massimo Vignati del Club Saverio Studio Vignati, il museo, diciamo, spontaneo sorto con i cimeli regalati da Maradona alla famiglia napoletana di Diego, la famiglia appunto Vignati. Ti chiedo subito, Massimo, oltre al discorso di poter visitare gratuitamente al centro commerciale questa mostra con tanti cimeli, so che hai questa iniziativa spirituale, insomma, che dedicherete a Diego Armando Maradona. Sì, Dario, grazie a te come sempre, a voi che mi date la possibilità. Sai, per me è un giorno molto, molto particolare, certo. Particolare soprattutto per mia mamma, perché sai, io ho avuto la fortuna di vivere. Abbracciamo la signora Lucia anche sì, pubblicamente. Per mia mamma è come un figlio, per me, per me è come un fratello. Sì, domani mattina alle 11 ci sarà una messa proprio in onore di Diego, perché per noi Diego, dico sempre, è morto il corpo, ma l'anima è vivere dentro di noi napoletani, tutti gli argentini, che ha chiamato il calcio. Poi ci sarà una diretta della partita insieme a noi, e c'è poi un omaggio che ho voluto fortemente io per ricordare Diego, la sua canzone che mi canta della sua vita. Sì. Con il sassofono di Antonio Sacks, che canterà questa canzone in omaggio. Sì, sarà una bella cosa, perché per me Diego è la mano di Dio, la canzone di Rodrigo, ovviamente. Eh sì, bravo, la aspetto qui alla Bileria, è stato un grandissimo, è un grande successo, saremo qui fino al 7 gennaio, è una bella soddisfazione. Poi c'è questa messa, no, che farete? È la mostra, sì, c'è la mostra con tutti i cimeli di Diego, le maglie, le scarpe. Ecco, sì, torniamo un attimo, c'è qualche problemino del collegamento, non sento più il... Ecco Massimo, eccoci qua. Persone che si commuovono, e questa è una cosa bella, perché Diego è sempre vivo con noi. Assolutamente sì, poi so che tu hai un'idea per domani, Atalanta-Napoli, magari c'è un aiuto divino, diciamo così, un aiuto spirituale più che divino. Ecco, no, c'è qualche problema nel collegamento telefonico, recuperiamo tra un po' Massimo Vignati, nel frattempo un po' di messaggio da parte vostra. Sempre complimenti, grazie Giuseppe da Parma, vi segnalo che sull'app Radio Marte non troviamo la puntata di Forza Napoli sempre, lo facciamo subito, grazie Giuseppe, questa segnalazione, dici sempre Forza Napoli, poi ancora Forza Napoli sempre, secondo me Mazzarri inalterà una serie di risultati positivi, si prenderà quella forza mentale indispensabile per continuare questo campionato alla grande, Carlo da Fuorigrotta, poi ancora... in Roma dice vabbè, questo amico, secondo me Mazzarri imposterà la squadra soprattutto dal punto di vista fisico ed è quello che ci vuole, e non è poco, devo dire, caro amico. Poi ancora altri messaggi, con Mazzarri è come ritornare a letto con la propria ex, va sempre bene. Michele Atonna scrive questo messaggio, e poi ancora messaggi, come leggete la cosa che nessun calciatore ha salutato García sui social eccetera? Beh, è la conferma di un'empatia, di un feeling mai scattato tra squadra e l'ormai ex tecnico del Napoli. Saluto Roberto Elias, che scrive: l'imbarazzo dei tuoi opinionisti nasconde un chiaro pessimismo diffuso che i giocatori possano salvare Mazzarri, De Laurenti, se noi tifosi. Non esageriamo, Roberto, cerchiamo di essere un po' più fiduciosi. Non credo ci sia un imbarazzo, c'è la curiosità sicuramente. Poi Antonio scrive: se vedremo il pressing sulla linea di centrocampo con ripartenza veloce, vedremo domani, perché è probabile, nel senso che se il Napoli di Mazzarri deve essere simile a ricordare quello di Spalletti, il pressing dovrebbe esserci. Poi insomma non possiamo pretendere troppe cose domani dal primo Napoli di Walter Mazzarri. Torino da Napoli scrive: inutile farsi illusioni, oggi in Italia il calcio che conta si impone con la fisicità e la velocità di gioco, due requisiti che questo